I studenti devono arrivare vari messaggi. Il primo messaggio è che si tratta di un diario a loro dedicato in cui ci sono due supereroi, sono dotati di poteri speciali. Quali sono questi poteri speciali? Sono amicizia, legalità e sicurezza. Sono tre elementi che i ragazzini devono sin d'ora coltivare e rafforzare durante la loro vita. Il secondo è la conoscenza, devono conoscere, perché chi conosce è libero e noi abbiamo bisogno di cittadini liberi e informati per svolgere al meglio il nostro lavoro come tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica. La manifestazione ovviamente vuole avvicinare sempre di più questi bambini alle forze dell'ordine e l'iniziativa si pone accanto a tutte le altre iniziative che sono state fatte e che faremo come Polizia di Stato nel solco della prevenzione per le fasce deboli, per le cosiddette vittime vulnerabili. Ve ne ricordo alcune: l'applicazione UPOL, di cui già abbiamo parlato, il Safe Web, l'applicazione per i sordomuti e per i non vedenti, che consente attraverso un sistema di geolocalizzazione di richiedere l'intervento del 113 o comunque di inoltrare richieste. Ecco, questa è la nostra linea, questo è il nostro impegno sul piano della prevenzione, perché credo che queste manifestazioni siano estremamente importanti, soprattutto quando sono rivolte ai bambini, che già da adesso nella scuola possono in qualche maniera apprendere questi fondamenti. E poi un'altra cosa che io ritengo importante: il nostro intervento nelle scuole è importantissimo, perché le reti educative, scuola, famiglia e altre associazioni hanno bisogno di questa interazione di interesse, di fini per la legalità.